I summarize what the doc said here. More than a flu, it's faster. It multiplies with how many people it spreads to. What is encouraging to me, we take precaution, limit the exposure of the virus to other people. Is he like a working doctor? Yeah, he's a working doctor in a hospital. Leave comments below. Hello. Oh, ciao. Hello. Ciao. Ciao. Come state? Tutto bene. In casa. Immagino. Chiusi. Mamma mia. Non puoi mangiare nemmeno bene fuori, no? No. Forse non hai capito. Ristoranti, bar, tutto chiuso. Tutto. Allora, se tu esci, ma è giusto, eh? È giustissimo. Sì. Se tu esci. Tell him to turn his phone. E non hai, devi scrivere perché esci e puoi uscire solo per comprare roba da mangiare, ok? O per andare a lavorare. E poi niente. Se non è vero e controllano, ti fanno la multa di, mi sembra, $300. La polizia. Mamma mia. E la denuncia penale. Hai capito? Sì. Traduco per lui, per un po'. Sì. He said, restaurants, bars, everything's closed. The only thing you can do is go to grocery stores and go to work. He said, if you're caught outside of your house, they'll give you a $300 fine, the police. So... That's for real. Sì, ma scusa, aspetta. Oggi, oggi, anche in tutta la Francia. Anche Spagna, mi sa. Anche Spagna. Spagna. Venerdì sarà qui. Ho sentito oggi che venerdì sarà qui così. Mamma mia. No, è perché a Washington è così. Ho sentito dalle persone della NASA che dicono che venerdì President Trump deciderà di fare un quarantine come voi. Davvero? Sì, perché a Seattle? No, tutto gli Stati Uniti. Tutto. No, da ieri. No, sì, ieri è successo, ma io sto dicendo che venerdì succederà. Ok, a Seattle c'è il coprifuoco. Infatti. Ma sai che significa coprifuoco? Sì. Che dalle 8 la sera, 5 la mattina. They've got a curfew in Seattle now. C'è l'esercito gira. Now they're saying. Militari. Yeah, they're saying like it's about to be under military watch. Like from if you're outside your house from 8 to 5, like where they are? No, in Seattle. It will be like that. This is what he said he read. Allora, no, ma noi vogliamo un paio di cose, se va bene con voi, come un dottore in Italia, perché noi non vogliamo parlare con una persona di che fa intervista con CNN, capito? Perché loro dicono disagi in pratica, ma noi vogliamo sapere in Toscana come va. Allora, in Toscana va meglio che in Lombardia. Okay, so you're saying in Tuscany it's better than Lombardy. Allora, okay, però traducigli qualche numero. Ti do i numeri di oggi. He's gonna give us the numbers of today. Positivi, COVID-19 in Italia. 27,000 cases as of today. Okay. Okay. Morti. Dicesi. 3,000. 3,000 dead. Cioè, capito? Sì. Guariti 2,005. Solo. Sì. Only 2,500 have healed. Ancora morti più che guariti. Capito? Però oggi 17 marzo 3,000
thousand di più di ieri. Guariti o decessi? No, no, positivi nuovi. Oh, okay. So today there are 3,000 new cases confirmed. Oh, in Spagna, Spagna e Francia arrivato dopo, ma perché? Ascolta, qui funziona in questo modo. Il problema non sono i malati, quelli all'ospedale, perché quelli tu sai che sono malati e li tratti da malati. Il problema è che ci sono 50% popolazione è positiva e sta bene. He's saying the problem is it's not the sick people in the hospitals, it's actually the sick people. Sì, sto traducendo. Allora, significa che se uno contagia un altro diventano due diventano 2 per 2 4 esponenziale, 4 per 4 16. Certo. 16, capisci? Sì. Sì. Ecco. Allora, saying that it multiplies the contagion. Like 2, 2, 4, 4, 4, 16, stuff like that. Okay, bye, okay. Bye. Quindi in una settimana, in 7 giorni, in Italia sono passati da 10.000 positivi a 30.000. Capito? In 7 giorni. In 7 days, allora, they went from basically nothing to 30,000 people. In Italia, il problema grosso che è stato in Italia è che non c'è stata una distribuzione della del Covid-19 uniforme. Cioè, sì. Un po' dappertutto, no? Iniziato e sviluppato subito in Lombardia, Bergamo, ok? È stato un disagio lì. Esatto. Il problema grosso è l'attrezzatura, perché su 100 pazienti positivi, mi segui? Su 100 positivi, tutto, poi traduce a lui, 10 vanno in ospedale. Di quanti? Il 10%, quindi su 100 solo 10 serve ospedale. Se ci sono 100, solo 10 vanno in ospedale. He's saying, if there's 100, if there's 100 cases, only 10 of them go in the hospital. Okay, va bene. Okay. E di questi 10, va bene? 3 muoiono. 3 of the 10 die. Capito? Allora tu fai 30,000. Sì. Ok? 10% quant'è? 3,000. Bravo, 3,000, 3% morto. Ma, 3 per 3. Ma pensi te, noi vogliamo sapere questo, perché noi siamo del pensiero che la corona, o il corona, non lo so l'articolo, sì, ma sì, il corona è già stato qui. Noi pensiamo così, che noi abbiamo studenti che avevano già il corona, che non ce l'hanno influenza, non ce l'hanno niente qua, ma sono malato come a morire, e poi guariscono e tornano a scuola. I was telling them I think that we've already had it. Ma tu pensi che il corona è già stato in Italia per un po' di tempo, no? Non è come è arrivato ieri. Sicuramente primi di gennaio già c'era. He thinks that before January it was already there. Allora, il problema, allora, e siccome si muore per polmonite, polmonite è la stessa cosa dell'influenza. If you le die of something of the lungs, it's the same thing as the flu. Sì. Quindi sicuramente
a gennaio hanno le morti per influenza. Chi muore di influenza? Le persone più anziane, quelle che hanno problemi. He's saying who dies of pneumonia and things like that. Old people, prendono, problems, yeah. Prendono l'influenza e poi quando hanno l'influenza spesso viene la polmonite, respirano male e muoiono. Old people, they get the flu, they get pneumonia, they die. E questo sicuramente c'era già a gennaio e non sapevano che era coronavirus. Capito? Sì. Però il problema è che per l'influenza che si complica nelle persone più malate, diciamo, di altre cose, c'è lo 0,5% di morte. Col coronavirus c'è 3,5% di morte. Capito? Poi il problema è col coronavirus dà più problemi respiratori e hanno bisogno di pressione ossigeno positiva. Che significa? Che ti devono mettere il tubo nella gola, in bocca, ok? E la pressione deve essere più di quella che sta nei polmoni, ma di ossigeno puro. Spiegami, capito? Ripeti. Allora, tu dimmi quando non capisci. Ok. Allora, influenza normale come tutti gli anni. Polmonite. Muoiono quelli più deboli. Ok. Vecchi. When people... Sì, non è così facile. Ma tu lo sai che Andrea non può tornare in Italia? Se tu vuoi mandarlo a me, puoi fare, ok? No, ma sta bene lui. Lo so. Però in Italia è tutto bloccato. Lo so, ma se tu vuoi mandarlo a me, se lui è stanco di stare lì in Texas, lui può venire da me, fra. Ti ringrazio, ma lui può stare, Ciao, perfino a un anno. Lui può stare fino a agosto. He's studying abroad in Texas, and I just told him, look, like he can't go home. I said, well, if he can't go home, just send him to me. Like I'll take care of him. Sure. No, davvero, non forzare niente. Ma ti dico, se lui vuole venire da me, lui può. Grazie. Abbiamo una casa. Grazie. Se siamo, ti si dice grazie. Serve, te lo dico. Se serve, te lo dico. Lo sai che cazzo sta facendo ora? Niente. No, per niente. Atleti. Ma loro non hanno chiuso tutto già? Adesso, loro hanno questa settimana Spring Holidays. Sì. E dov'è? Hanno prolungato fino al 27. Sì, noi siamo chiusi fino alle 6 di aprile, ma sarà più tempo, sarà... No, noi saremo chiuso tutto l'anno. Sì, ma lo sai che sta facendo di sport? Sì, fa atletico, ho visto. Lui non parla con me mai più. Ho mandato lui tipo 2-3 messaggi e non mi ha risposto. Quindi la prossima volta che lo vedo, lo spacco. Ascolta, fai 400 metri di ostacoli. Davvero? Sì, ma cazzo, è sempre fai i primi 5. Ma va. Allora, vai. L'ultima domanda, ok? Noi eravamo programmati di venire in Italia a maggio, sembra che... No. Quello è finito. Next year. Porca miseria. Lo so. Anche noi si doveva essere a New York. Io questa settimana dovevo essere a New York. They were supposed to go to New York this week. No, they're not going. Non state andando. Ha detto non state andando. Non questa settimana. Ma cazzo. Ci hanno cancellato, cancellato i voli. Speriamo riprendere i soldi. Ma lo sai che... Non potete riprendere i soldi? Boh, sì.
sì, speriamo, cavolo. They're like, he's like, I don't even know if I'll get my money back. I'm like, you better? Like, well, it's like Nelson Brown, he's supposed to noi abbiamo già pagato per i biglietti. Pensiamo che possiamo riprendere tutto. E se tu dici a me oggi che il paese non sarà normale a maggio. No. Non c'è nemmeno un senso. L'estate. No. Luglio. Pericoloso. Anche perché, ascolta David. David. Loro hanno detto ieri, negli Stati Uniti, loro pensano agosto per noi. Sono d'accordo. Almeno io devo giocare golf, almeno io devo fare quello. Non c'è nessuno lì. David, ma se il governo americano ha chiuso i voli con l'Europa, come fai a venire? No, ma quello era per un mese, ma loro estenderanno quello, capito? Estenderanno. Ma di sicuro. Come scuola. Noi pensiamo che domani sarà il nostro l'ultimo giorno di lavoro. Guarda chi c'è in televisione, c'è Trump. Sta parlando. Sta parlando ora? Sì. Guarda, è in vivo? È in vivo? No, è già andato via. Oh, ok. Ma non era in vivo, no? No, non era. Ok. Perché noi abbiamo sentito che chiuderà tutto questa settimana. Quindi, sì, di sicuro. Quindi stiamo aspettando. Dai, perché poi, ascolta, noi non si sa che cazzo. Io i soldi di Andrea l'ho persi, del viaggio. Perché? Non puoi riprenderli? Allora, ascolta, io avevo fatto il volo da Arlington, Houston, New York. Volo è partito. Capito. Quello è partito regolare, capito? So he had paid for his son to meet him in New York, but he lost all the money for that because they were going to come until they closed the flights, and he couldn't even get the money back for his son's flight to New York from Texas. Non è giusto. Perché le compagnie aeree, se il volo parte, non ti ridanno niente. Se parte il volo, capito? Sì. Io volavo con Emirates. Meno male che Trump ha chiuso. Se no si perdeva. Perché loro volavano, io arrivavo a New York e il governo americano voleva che stavo 15 giorni in albergo prima di uscire. Cazzo. Capito? Sì. Era ti dico, non è bello. Una situazione di merda e arriva in tutto il mondo. He said it's a really crappy situation that's gonna arrive. Se spedisce Andrea delle mascherine, no. It's gonna get to the whole world. Is it getting worse? Sta peggiorando o sta migliorando in questo momento? Secondo te? Ora ascolta, qui hanno chiuso tutto completamente da venerdì. Sì. Quindi non è ancora una settimana. He said, they closed everything last Friday, but it's not even a week. Allora, migliorerà quando sono passati 15 giorni. He thinks when 15 days have passed, it'll get better. Perché? Ti spiego. Non domenica questa. Sì, la prossima. Domenica prima ancora, io e Francesca siamo andati a Roma. Ok? Siamo andati al Colosseo. Vaticano. They played tourists in Rome. They went to the Colosseum, the Vatican. Okay. Ci saranno stati migliaia di persone. Le mascherine queste solo io e Francesca e due cinesi. Poi tutti senza. Said, we had mask and two Chinese people had mask and that was it. So everybody else was without a mask. So this is like 2 weeks ago. Capito? 10 giorni fa. Se non passano 15 giorni da quando è stato chiuso ristoranti, bar, parchi, le cascine sono chiuse, Capito? Però devono passare 15 giorni per migliorare.
Se tu mi fai vedere sotto casa, hai capito? Ma vuoi vedere sotto casa mi nostra? Mi stai dando paura, fra. Guarda, ti ricordi sotto casa mia? Sì. Com'è? Com'era? Il casino, le macchine? Ti faccio vedere. Vedi? All right, so this street right here is a major... Qui c'è sempre il casino, eh? It's like, it's never quiet. Guarda, guarda. Non c'è una macchina. Guarda. Ma con la tranvia è chiuso o sta andando? Sì, la tranvia sì. Guarda, guarda la strada, guarda la doppia corsia. Guarda, guarda, allora aspetta, guarda questo. Yeah, and even at 9:30 at night, it's no, non lo guardo. Guarda, la vedi la polizia? Sì. Quelli stanno fanno i controlli a chi esce a piedi. He said there's policemen there. Capito? Guarda, non c'è. Tu te lo ricordi, ci sei stato? Dillo, sì, sono... quella strada è la strada più occupata della città. Della città. It's the busiest cazzo, street. Non c'è nessuno, guarda. What's guarda. This guarda is Florence. Qua. Oh, they're in Florence. Oh, wow. Guarda. I stayed in that house. Man, I wish you could walk around Florence. Cazzo. Guarda, qui sotto, guarda, guarda la fermata tranvia. Ci stanno solo tre neri. Mamma guarda, mia. Tutti extracomunitari, quelli che vengono coi barconi. Incredibile. Cazzo. Antonio. Non è uno scherzo. Antonio, alle fine. Non è. Alle fine. Non è. Non è una semplice influenza. Ok, alle fine. Quanti moriranno? Ma dipende. Io ho sentito una cosa. Trump ha fatto emergenza nazionale, giusto? Sì. Allora, che significa? Che chi si ammala di questo cazzo di virus, le cure per tutti sono gratis? Boh. No, questa è una bella domanda. Qui hanno detto di sì, perché con lo stato di emergenza nazionale le cure forse è così qua, ma non lo so, perché se così non è muore qualche milione di persone. He said, perché questo il problema è tu sopravvivi più facilmente se hai un buon servizio sanitario, sì, certo, attrezzato e con attrezzature per tanta gente, per tantissima gente, tutta insieme, capito qual è il problema? Arrivano tutti insieme. Sì, abbiamo sentito quello. He said the problem is when everybody goes to the hospital at the same time. Ma qui in Italia non paga nessuno, He said everything's free for treatment. Mi sa che io non lo so, ma mi sa immagino che forse sarà gratis in questo momento. Sì, sì. Sì. Dovrebbe quindi, essere, no? Ascolta, dovrebbe essere. La mortalità in un buon servizio sanitario è 3%. Quanti? 3%. Per decesi. Decesi o cosa? Per i morti. Morte. Morte se the people that die are those that però, are more weak. Però quello è 0,4 di quelli che prendono influenza. Sounds like one of four. Prendi il cazzo di coronavirus, 3,4%. He didn't say freaking. He said if you take the coronavirus, and it's gonna be like it's 4% that you can die. It's not like the flu where it's like 0.5%. Now it's 4%. Ma tu pensi che questo percento? Tu pensi che questo percento è così alto perché non sappiamo quanti ce l'hanno già il corona? Che ci sono tante persone che ce l'hanno. Anche se loro non hanno i, come si dice, i senti. Allora. Può darsi, perché la differenza con l'influenza, lo sai qual è?
è la velocità in una comunità di persone. He said that the difference between the flu and the coronavirus is that the coronavirus moves faster. Per esempio, allora c'è un paese, ti spiego, c'è un paese che si chiama vicino Bergamo che è venuto, si è ammalato praticamente in un bocciofilo dove gli anziani vanno a giocare a bocce. Ok. He's like, okay. There's this community outside of the city called Bergamo where the old people have to play this game. Per anziani, capito? Sì, yeah. Oppure come voi la domenica vi trovate in chiesa e mangiate insieme. Sì, sì, sì. Okay. Ho capito. Ho capito. They go together, they eat together, like they hang out together. Sì. In 2 giorni tutti positivi. In 2 days, all of them had the virus. Like, ok, il problema qual è? Arrivano tutti in ospedale. So what's the problem? All of them have to go to the hospital. E non c'è macchine per mettere abbastanza per tutti. Capito? Perché ci vuole la macchina dell'anestesia. Per mettere il tubo nella gola e mandare ossigeno. He said they don't have enough. I mean, we've heard this on the news. They don't have enough respiratory machines. He's like, you got all these old people in there all of a sudden that need respiratory machines to help them breathe, and they don't have enough. Mm-hmm. It's just, okay. Ma, qui... Quindi, go ahead. Bye, bye, bye. Il problema è la velocità di contagio. Sì. He said the problem is the speed of the contagion. Velocissimo. It's very capito? Fast. Sì. E la percentuale più alta di morte rispetto all'influenza. Capito? Sì. Quindi in ospedale ci vanno tantissime persone in più perché anche l'influenza stagionale ogni anno, no? He said, you got perché so si many fa people il vaccino? In hospital because people are getting the flu too at the same time. Mm-hmm. You know, it's like it's not like the flu went away. Like people are getting the flu at the same time. Double doses, yeah. Perché allora quando c'è l'influenza, no? Normale. Cioè, 50% prendono influenza anche senza avere nessun it's un like, po' di really, raffreddore. 50% of the people get the flu. Cazzale. Every year. You know. Questo è la stessa cosa. Però cambia la velocità e la percentuale di persone che hanno bisogno di ospedale. So he's saying it's the same as the flu. But the difference is it's faster. And when it's faster, the medical care system can't support it, basically. Yeah. Okay, quindi il problema in Italia non è che voi non potete pensare come di fermare questo virus. Il problema è che non ci sono abbastanza letti. Sì, aspetta, aspetta. Guarda come andiamo a lavorare, guarda. That's how she goes to work. Allora, cosa manca? Allora, questa roba non si trova. Questa roba costa un cazzo, 0,20 centesimi. Costa pochissimo. Okay, so costa that molto mask, poco. 20 cents. Okay. Allora, ora invece... aspetta. Allora, tutti i paesi di Europa non conveniva fare da soli. Cioè all'Italia, alla Francia, Germania, Spagna, mettere una fabbrica per fare questi a 0,20 centesimi quando ne vendi poche in condizioni normali. Di mascherine. Capito? Mm-hmm. Tutte fatto fare all'estero, Taiwan, Cina, capito? Mm-hmm. Cazzo, adesso che servono non ti arrivano più, capisci? Non si trova più in Italia so le mascherine. You can't find the mask because they were used in Taiwan, they were used in China, they were used all over the place. You can't find them in Italy anymore. Perché non era un business per una industria italiana, capito? Cavolo. Allora, there's not an Italian business virus that produces them. No, it makes sense. You have to make them da un virus, come cazzo ti difendi? Evitare il contagio, perché questo si trasmette come il virus influenza con le goccioline della saliva. Okay, so he says that you get this through your mouth and your nose, basically. He said, so if you don't have the mask, you can't stop it.
effectively. Però questo è più stronzo di quello dell'influenza, perché se io adesso che parlo c'ho il virus, con le mie gocce di saliva che vanno su questo tavolo, questo vive e può infettare. Se io tocco con un dito fra tre giorni, lei sì. tocca fra tre giorni e mette la mano in bocca, se lo prende, cazzo. Abbiamo sentito quello già. Stanno dicendo quello negli Stati Uniti, che il virus vive per due o tre giorni. He's saying that if he spits while he's talking to us and it goes on the table and he has it, that virus can live for 3 days. Incredibile. Capito? E quanto vive allora, l'influenza? Quanto vive? Quanti giorni vive l'influenza normale? Normale? Sì. No, normale l'influenza. L'influenza normale tu non prendi da una superficie, da un tavolo, solo con respiro saliva. Ah, ok. Ok? Ok. Corona no. Corona no. No, non muore se non trova un'altra persona. Non muore subito, capito? Perché il virus dell'influenza muore se non... Se io ce l'ho, no? Con le gocce della saliva parlo con te. Giusto? Sì. Ma tu sei a 3 metri, non arriva e lui muore fuori da me. Capito? Sì. Bene. Questo cazzo di Covid-19, se va su un tavolo, la gocciolina, per 3 giorni è vivo. Capito? Quindi sempre lavare le mani, oppure guanti, mascherina, e soprattutto non uscire di casa come stiamo facendo. Perché se tu ci pensi bene, no? Se io prendo Covid-19, mi segui? If he gets coronavirus e sopravvivo, you know, survive. Dopo 15 giorni non contagio più nessuno. Mi segui? Sì. Se sono guarito, if dopo he heals, 15 it takes giorni, 15 days before he's not contagious. Allora, in teoria, is he building up immunity? I wonder if they figure that out. In teoria, se tu riuscissi in tutto il mondo per 15 giorni soltanto non far avere contatti tra le persone di tutto il mondo, finito tutto. He says he might be right. If everyone in the world, traduco, if everyone in the world will stay at home for 15 days and nobody has contact with anyone, the virus will die. Ma è impossibile. È impossibile. Lo so, è questo che chiudono tutti. Dove c'è più probabilità di contatto tra persone? Ristoranti, bar, ristoranti. Scusa che c'è un cretino che mi corre. Ma lo sai, bar, giardini, parchi. Ma lo sai che fra un paio di giorni gli Stati Uniti farà quello. Tutti gli Stati Uniti farà quello. Infatti ho sentito oggi che il presidente farà un annuncio tipo a venerdì di chiudere tutto. Vuole aspettare il fine del lavoro per questa settimana. Finché non c'è il vaccino è l'unica arma che abbiamo. He said, to the point we don't have a vaccine, the only thing we can do is stay at home. So, through it, yeah. Ma secondo te, chi è il gruppo più, puoi dire, rischioso qui? Sono gli anziani, no? Ma se io prendo, se lo prendo io, io sono sano, abbastanza sano, io sopravviverò. Allora, aspetta. Qui non si parla perché sono morti anche giovani. Giovani, però, ma non tanti. Sì, aspetta, sì.
Però qui si parla di di probabilità. Di percentuali. Sì. Allora, i morti in Italia ci dicono che 80 su 10 persone morte, 8 anziani. Sono sopra 60 anni. Sì, ho visto con quello. Altri problemi. He said out of 8 out of 10 people, the people that die are over 60 or people that have problems. Or the people over 60 already have problems. Yeah. Ma due non hanno problemi. Il servizio è buono. Capito? Sì. Allora, il 3% non è poco, No. Perché su un milione 3% sono 3.000, That's, for a million people, that's 30,000. Mm-hmm. You know, incredibile. Perché su 10 milioni devi fare questi conti, in Cina, poi ci sono passati prima di noi, 300,000 people. Ma loro stanno migliorando, mi sa. Sì, però loro, chi usciva di casa, l'hanno fucilato. Cioè, gli hanno sparato. Oh. A Wuhan ci sono stati persone che uscivano senza un motivo preciso. Sono cinesi, In Wuhan, they got out of their house without a reason, they shot them. Porca miseria. Mamma mia. Capito? Quindi io devo giocare golf domani. Perché... Come? Io devo giocare il golf domani, perché dopodomani mi sa che non avrò le possibilità. Non avrò le possibilità. I'm taking tomorrow off. Ok, Antonio, grazie mille, davvero. Ma dai, ti mando il link. Sì, mi mandi il link e ci sentiamo presto, ok? Subito delle mani. Sono un po' triste. What? For the link for the what? Ascolta, sì, e poi mandi il link per i mascherine, ok? Sì, però ti volevo dire una cosa, hai visto la maschera mia? Sì, ho visto, era come Darth Vader. Lo sai dove l'ho comprata? Dove? Ai Gigli. A Gigli? Sì. Davvero? Sì, perché quelle sono le maschere... di quelli dei carrozzieri, quelli che verniciano. Quelli che verniciano le auto. Che non devono respirare le vernici. He got his mask at GE, which is like a co-op. And he said, you know, because they have to wear it. He said, that's why I got that one. Quindi io devo andare a comprare un mascherino oggi. In ferramenta, non in farmacia, capisci? Sì, no. Io perché? Si chiama Lowe's qui, si chiama Lowe's. Perfetto. Io vado oggi. Ma tu lo sai, allora, queste che sono le migliori, la protezione è, si chiamano 3M oppure FFP2 e P3. Ok. Quelle chirurgiche, capito? Quelle chirurgiche. Manda una foto. Manda una foto di quello dopo. Sì, te la mando. Ma queste qui, insomma, è P2 o P3, ok? Ok. Quelle di queste, dei carrozzieri, uguale. Perché è per il vapore della vernice. Yeah, it's che è that molto tossico. Because the people that work in c'è la foto. That work in like intensive care kind of stuff. Not intensive care, but that work in houses and put in stuff called asbestos or insulation and all that. Yeah. Okay. Guardaci dove vendono queste cose. No, preme. Noi abbiamo un fattoria, non fattoria, un posto dove creano queste cose, tipo 20 minuti di qua. Allora prendilo prima che la gente capisce che quelle sono meglio di quelle della sala operatoria. Vado oggi. Perché queste dopo un giorno le devi buttare via. He said those you have to after a day you gotta get rid of. Ok, quella no.
Quanti giorni per quella? Quello 3 mesi. Voglia! Ah, ok, Antonio, noi dobbiamo andare. Mi spiace. Vai. Ok, vi voglio bene, ok? Grazie Addio. Mille. Ciao. 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 Oh, mamma mia, che non posso chiudere. Mamma mia, eccolo. Hey. All right, summarize what the doc said. Things are worse than probably we thought they were going to be. And he said even they thought several months ago that it was just a flu, but it's not. It's more than a flu. It's faster. That was the big takeaway I got. Yeah, you're saying. It was a lot faster. It multiplies with how many people it spreads to, which I thought was interesting. But, you know, what is encouraging to me about what I heard him say is that if we take precaution, we can limit the exposure of the virus to other people. And I think that probably President Trump will announce this week that everything needs to be closed down for 15 days. I think he'll put us in lockdown right for 15 there, then, days. Yeah. Yeah. So is he going to work now? Is he like a working doctor? Yeah, he's a working doctor in a hospital. He goes to work with that mask on every day. So it's pretty incredible. Good deal. I don't know if he's a surgeon, so I don't know how much he's dealing with patients, but the fact that he's just wearing it at work is pretty incredible. And he was saying that his wife's still going to work, but she has to go to work with the mask on. His wife works at another doctor's office, so it's kind of crazy. But I think that we're going to head into uncharted territories. From what it made it sound like to him, that, you know, 8 out of 10 people, the people that it's going to affect the most still are elderly people. Mm-hmm. But there's that 2 out of 10 that it could be a young person, they don't a person know why. With no problems. And he said that, I thought it was interesting what he said about the blood, like the oxygen in the blood, that's interesting being too. Able to breathe. It's like people look fine, and then we test them. And they made me think, you go out there and run a couple miles, and if you're dying, you may have it. I mean. But if you feel normal. Kind of, yeah. Like, I mean, if you don't have oxygen in your blood, you can't run. Yeah. People are not getting the oxygen to their blood, but it's kind of scary. Yeah, America, go out there and run a couple miles. I mean, if you're dying, you got it. He, you know, he's an honest dude. He doesn't bullcrap around. He's honest. You can tell he was a little. He's excited. He's a little nervous. He's nervous. That's a good way to say it. Yeah, he's nervous. All right. Thanks for watching. Leave comments below, and we'll respond.